comincia l'inverno e mancano pochi mesi all'inizio del nuovo anno e quindi ai festeggiamenti per il Carnevale. Noi abbiamo incontrato il sindaco di Mati, Crispino Caudera, che si sta già dando da fare per organizzare il Carnevale di Mati, il secondo della provincia di Torino subito dopo Ivrea per magnificenza dei carri e impegno dei cittadini. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Come ha anticipato lei, io dal 28 maggio di quest'anno sono di nuovo qui per la quarta volta sindaco di Mati e quindi mi accingo per i prossimi 4 anni e mezzo che restano ancora a cercare di mettere in atto tutto quello che sono i programmi, tutto quello che è il programma che noi abbiamo esposto in campagna preelettorale, con l'augurio e la speranza di attuarlo nel migliore dei modi e in toto soprattutto. Questo è quello che mi auguro e mi sono accinto a fare e cercherò di fare nel migliore dei modi. Eventi in quanto manifestazioni, ecco, adesso ci accendiamo alla fine, verso la fine dell'anno, ci sarà un mercatino cosiddetto di Natale, quindi i commercianti locali si sono disponibili ad aiutare il comune, anzi a gestire in prima persona il mercatino cosiddetto di Natale, e questa sarà una delle cose che sono più a portata di mano. Un altro evento importantissimo per Mati, che ha una tradizione decennale, anzi pluridecennale, deriva dall'immediato dopoguerra, è una manifestazione carnevalesca, il Carnevale di Mati, che è una manifestazione importantissima, diciamo forse soltanto seconda a Ivrea, e pochi sanno di questa importanza del Carnevale di Mati, che con grosse difficoltà si è cercato di mantenere in piedi fino ad adesso. Quest'anno ancora avrà una importanza, mi sento di affermare sicuramente così, notevole, perché da quello che mi hanno detto gli organizzatori si sta mettendo in piedi e appunto avrà una rilevanza notevole, all'altezza di quella che è la tradizione del Carnevale di Mati.